Si può anche morire da eroi, cioè in una banale giornata iniziata per essere come tutte le altre, e dove invece ti ritrovi a dover sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio. Sembra la trama di un libro, ed è infatti così che è morto all'età di 48 anni il giornalista e scrittore Pierre Kerouac, specialista di cultura e società africana. Il reporter è deceduto all'ospedale di Bordeaux, dopo aver salvato dalla morte il figlio. In vacanza al mare in Gironda con la famiglia, Kerouac si è buttato in acqua per salvare il figlio di 10 anni in difficoltà davanti alla spiaggia di Signaby, a Soulac-sur-Mer. Il bambino è stato salvato ma il padre è quasi annegato, finendo in arresto cardiocircolatorio. È stato rianimato dai soccorritori, che poi in elicottero lo hanno trasportato in ospedale, dove tuttavia poco dopo è deceduto. Pierre Kerouac era direttore della redazione del sito di informazione Slate Afrique e caporedattore della redazione Africa del Courrier International. Ha scritto i libri Chien Fantôme, Apris la Lune 2008, Neina Rastapolguere, Baleine 1997, Togo or no Togo, Baleine 2008, La vacance du petit Nicolas, Baleine 2011, ed è Dakar a Paris, Un voyage a petite folie, Calman Lair 2013. Nel 2012 era stato ospite del Festival di Internazionale a Ferrara, punto anche in Italia. Le tragedie del mare sono state tantissime in questa estate. L'ultima a Marina di Carrara. Forse a causa di un malore, o di una crisi cardiaca, un docente carrarese di 79 anni, da tempo in pensione, è morto. Inutile, purtroppo, i tentativi dei bagnini di rianimarlo. Sembra che il pensionato avesse problemi di cuore, e il suo pacemaker pare abbia impedito l'utilizzo del defibrillatore. All'arrivo dell'ambulanza la situazione era molto critica, ma come da prassi la macchina dei soccorsi non si è fermata fino alla constatazione del decesso avvenuta in ospedale. Punto a Framura, invece, è annegato un 22enne. A nulla sono valsi i soccorsi. Super lavoro per la Guardia Costiera. È successo alle 5 Terre Val di Vara. Era in spiaggia, quando ha deciso di entrare in acqua, e poi ha accusato un malore, e non si è più ripreso. In spiaggia decine di testimoni si sono mobilitati per salvarlo mentre gli altri lanciavano l'allarme ai soccorritori,